Parliamo di ambiente con la vicenda dell'impianto di depurazione di Termoli. Da anni i cittadini chiedono di risolvere i problemi legati all'impianto e chiedono una soluzione. Vediamo i dettagli con Giuseppe Rizzo. Noi qui a Termoli abbiamo due cose belle da vedere e da vivere, il centro storico e il mare, la spiaggia. Il depuratore non solo danneggia con i suoi cattivi odori chi viene qui nel centro storico a passeggiare o a mangiare, danneggia soprattutto anche la spiaggia, gli stabilimenti balneari. Il depuratore del porto continua a essere il crucio di chi vive nel centro storico di Termoli, dei balneatori e anche di chi in quell'area gestisce un'attività commerciale o di ristorazione. I cattivi odori emanati dall'impianto non hanno dato tregua neanche questa estate. La stagione si è conclusa con il sequestro della tubatura del depuratore che dovrebbe portare i liquami depurati a 1800 metri dalla costa, disposta dal giudice delle indagini preliminari di Larino dopo una nuova falla che ha prodotto sversamenti di liquame in mare. I magistrati hanno ordinato la riparazione della conduttura entro 4 mesi, ma i lavori non sono ancora partiti. Dalla CREA, azienda che gestisce l'impianto, ci spiegano che nelle prossime settimane il progetto per la riparazione sarà presentato al sindaco Sbrocca, nominato custode della tubatura sequestrata. Quindi bisognerà aspettare le condizioni meteorologiche adatte per procedere all'intervento sott'acqua e intanto il tempo passa e i disagi restano. Questa puzza che viene dà molto fastidio ai clienti, soprattutto poi d'estate la gente si siede fuori e ne paghiamo anche un po' di conseguenza, che molta gente si lamenta, che mentre prende l'aperitivo molte volte si sentono, arrivano queste ondate di puzza che danno fastidio. Nel periodo invernale se ne sentono molto pochi, nel periodo invece estivo sono stati una cosa terribile, proprio insopportabile. Le persone andavano in giro chiedendosi cos'erano sti cattivi odori, mettendosi anche il fazzoletto davanti al naso per non respirarli. Ogni tanto si vedono queste macchie comunque in acqua e anche questo sicuramente non ha un impatto buono per la città, insomma. La tubatura rotta non è l'unico problema dell'impianto del porto. Secondo un rapporto dei tecnici del consorzio industriale, il depuratore di fatto non depura come dovrebbe. È obsoleto, ha un impianto di deodorizzazione inadeguato e tutto questo è il frutto di decisioni gestionali discutibili. La pensa così anche l'ARPA, Agenzia per l'Ambiente del Molise. I biorulli dell'impianto non funzionano bene, ci dicono dall'agenzia, e si farebbe un uso improprio del cosiddetto bypass, una tubatura che in condizioni assolutamente eccezionali sversa materiale fognario non depurato direttamente in mare. Condizioni eccezionali, si diceva, che invece a Termoli sarebbero quasi regolari. Problemi che sono evidenti da anni e ci si chiede allora perché solo ora i nodi vengano al pettine. L'inchiesta di Larino è arrivata alle stesse conclusioni del consorzio e di ARPA. Il liquame che esce dalla tubatura rotta non è depurato. Tra gli indagati a vario titolo per questa vicenda ci sono funzionari della CREA, di ARPA e del Comune. Ci sono il sindaco Sbrocca e il suo predecessore. Sbrocca preferisce non commentare la vicenda. Su questo non ho deciso di non rispondere. La soluzione ci sarebbe, bisognerebbe attivare il nuovo depuratore del Sinarca, opera quasi completata, da anni si attende la sua inaugurazione ma di fatto resta un'incompiuta. E c'è poi il depuratore di Pantano Basso, collegato con 2 pompe di sollevamento all'impianto del porto, lo alleggerirebbe di parte del suo lavoro. Dalle carte dell'inchiesta di Larino emerge che un funzionario del comune, che ora è indagato, non avrebbe proceduto ad assegnare l'appalto per la realizzazione di quest'opera. Resta quindi un depuratore sottodimensionato rispetto alle esigenze della città, mal funzionato e collocato in una zona turistica. Resta un ecomostro che ha quasi 40 anni e li dimostra tutti. E della vicenda Enrica Cefaratti ha parlato con l'ARPA Molise e il Comune di Termoli. Sentiamo cosa le hanno risposto. Impianto di depurazione del porto, se ne fa un gran parlare tra cattivo funzionamento e inchieste. I dati dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente hanno registrato forme batteriologiche fuori limite. L'impianto si invecchia negli anni, però facendo una buona manutenzione si riesce ad avere sempre la depurazione ottimale, ci potrebbe essere. Ma secondo noi ci sono degli impianti che dovrebbero essere messi in funzione, nuovi impianti, quindi bisogna alleggerire la pressione su quello centrale lì al porto. Il Comune di Termoli sta lavorando a 2 progetti che porteranno alla dismissione dell'attuale impianto. Il primo step sarebbe il completamento del depuratore del Sinarca. I lavori sono cominciati con un appalto che è stato poi oggetto di una rescissione contrattuale per inadempienze da parte dell'impresa e che noi contiamo di chiudere a breve.
e quindi riducendo già il primo apporto di reflui, quindi alleggerendo un po' la situazione del depuratore del porto. Poi c'è un progetto già finanziato che prevede la realizzazione di una stazione di sollevamento nel parco comunale di Termoli, che permetterà di alleggerire ulteriormente i reflui. Un terzo step permetterà l'eliminazione totale dei reflui, ma per la prossima estate il problema sarà risolto e si potrà vivere senza cattivi odori? Posso dire di sì, cioè spero di sì.